Bentrovati da Sport Today, sono rientrati anche i giocatori che hanno avuto impegni con le nazionali, parliamo ovviamente di amichevoli e quindi da oggi a Casteldebole si sono uniti Arnautovic, Posch, Medel, Lucumi, Vegnato e Barrov, tutti oggi con allenamenti personalizzati anche per vedere lo stato e la condizione fisica in attesa di aggregarsi poi realmente ai compagni per le prove durante la settimana. Prossima amichevole del Bologna, lo ricordiamo, venerdì prossimo alle ore 14. Si gioca ancora a Casteldebole contro una squadra di Serie B austriaca. La gara sarà poi trasmessa in differita proprio da noi, da ETV, il giorno successivo, il sabato, intorno alle 17, e coprirà proprio la fascia di Sport Today e poi in replica la sera alle 23:30. Ma già all'interno dello Sport Today di venerdì alle 18:30 potrete vedere un'ampia sintesi e le cose migliori che si sono viste in campo. Ma un passo alla volta, il punto sul momento del Bologna da Manfredi Campione. Il Bologna sta facendo i conti con allenamenti finalmente a ranghi pieni, con l'arrivo e il ritorno anche praticamente degli ultimi nazionali, soprattutto Marco Arnautovic, mancano all'appello solo Lukas Skorupski e Devicher, e si può cominciare a lavorare in vista del recupero fisico e del campionato che sta per ripartire, diciamo così, anche se in realtà manca un mese di lavoro, dove Thiago Motta, perché no, potrà anche provare soluzioni che fino a ieri probabilmente non ha mai tentato, come per esempio la tentazione solo tale di provare anche Zirzé e Marco Arnautovic insieme in campo. Sicuramente una soluzione non necessaria, visto che Bologna comunque ha dimostrato di aver trovato il proprio equilibrio con una sola punta lì davanti e tanti centrocampisti attorno a ruotare, e poi anche un mercato che ancora rimane bloccato, con offerte che non sono arrivate né per Vignato né per Cassius, condizione necessaria per poi poter eventualmente portare a Thiago Motta alcuni rinforzi più adatti al suo gioco, ma soprattutto a quelli che è il suo gusto calcistico. Lazovic resta una grande tentazione, il Verona in questo momento in grande difficoltà, solo 5 punti in classifica, dovrà probabilmente cedere anche per le questioni finanziarie che stanno colpendo il calcio italiano, e con un posto in Europa che forse addirittura si potrebbe aggiungere se dovesse arrivare, ed è una ipotesi possibile ma lontana in questo momento, addirittura la retrocessione per la Juventus. Insomma, tanti temi ancora aperti e un campionato lontano ma che piano piano sta tornando nel vivo. Si parlava del rientro dei nazionali, è chiaro che la Polonia è uscita dai mondiali con la sconfitta contro la Francia, e quindi Skorupski, dopo che avrà avuto anche lui i suoi giorni di ferie come tutti gli altri, si aggregherà e poi sapremo meglio di Ebischer. Intanto, come avete sentito, prove in questi giorni, se ne fanno tante a Casteldebole, tra le tante anche quella della coppia d'attacco Arnautovic-Zirzé, sono opzioni che Thiago Motta vuole comunque avere in canna. E allora, ne abbiamo parlato nella prima edizione con Pepe Anaclerio, sentiamolo. Chiaro che prima della sosta va trovato un equilibrio con una punta sola e con quel modulo che sappiamo, però dopo, proprio perché c'è questa sosta lunghissima, perché non provare altre soluzioni? Poi alla fine vuol dire giocare con due attaccanti, quando il Barro è in campo è un attaccante, quindi solo i movimenti cambiano, la posizione in campo cambia, il tempo che hai a disposizione ti aiuta per trovare magari una soluzione alternativa, visto che comunque il ragazzo è bravo, e lasciarlo fuori costantemente, sperare solo di giocare se Arnautovic non sta bene, non è il massimo, quindi credo sia giusto che è anche abbastanza normale che l'allenatore in questo periodo faccia tentativi, prove per assimilare magari certi concetti. Ma il rischio è che uno dei due debba essere un po' più attaccante esterno, secondo te, alla fine? Dipende, se metti un trequartista dietro loro due, no, perché magari il 4-3-1-2, che Dominguez lo sta facendo bene, quindi non è detto che poi si devono allargare tantissimo. Poi sono due giocatori che comunque non sono statici, non sono attaccanti, a parte che oggi nel calcio moderno non esistono più, si muovono molto, quindi non è impossibile, ecco. Capisco anche però Thiago Motta, che ha trovato un equilibrio col modo e con i giocatori prima di questa sosta, e magari difficilmente lo abbandona. Ripeto, questa sosta lunghissima, anomala, però poi ti permette anche magari di fare questi tentativi.
E adesso parliamo di basket con le due bolognesi che hanno vinto rispettivamente in A1 la Virtus a Varese e in casa contro Ravenna la Fortitudo. Vediamo. Vince ancora la Virtus in campionato, questa volta Varese, dando vita a una partita spumeggiante. 9 su 9 successi nel campionato italiano, dove le V-nere si confermano infallibili. Dopo la sconfitta di Belgrado, Scariolo applica il solito turnover, lasciando a riposo i big, che venerdì prossimo dovranno dare il meglio di loro nella trasferta contro l'Olympiakos, sempre in Eurolega. In campionato bastano Bellinelli e Mannion per avere ragione di una Varese in grandissima forma, tanto che la partita finisce 108-100, record stagionale di punti segnati per i bianconeri. Testimonianza di un confronto serrato e di alto livello. Vince anche la Fortitudo che dopo lo scivolone di Mantova al Paladozza dimostra di sfruttare al massimo il fattore campo. 5 vittorie su 5 partite giocate tra le mura di casa e questa volta supera Ravenna dopo un inizio zoppicante. I ragazzi di Dalmonte hanno vinto facile in rimonta chiudendo sull'83-69. E il commento a queste due partite è come sempre affidato al nostro Roberto Martini. Abbiamo visto per la prima volta una partita, non diciamo stile NBA, ma dove le difese praticamente non esistono, si tira dopo pochi secondi. Questo allenatore di Varese che è arrivato e ha un po' sorpreso tutti per la modalità di gioco, tanto che Varese aveva vinto 5 partite consecutive, è uno di quegli allenatori che è stato in una scuola particolarmente di attacco nella NBA, è stato a Houston, è stato anche vice di D'Antoni, è stato capo allenatore ai Rio Vipers nella G League. Insomma, questo allenatore ha dato un'impostazione diversa: si va di là, si prende e si tira. A questo punto che cosa significa? Che la Virtus chiaramente si deve adeguare, ma il valore della Virtus è superiore e non di poco a Varese, che però pratica un gioco molto particolare. Ne nasce una partita bellissima, diciamo bellissima, divertentissima, perché la bellezza di una partita forse è anche in altre cose, dove si diverte Bellinelli che massacra il canestro avversario senza difensori, dove si diverte Teodosic che sforna 14 assist senza difensori. Sono tutti dati comunque estremamente importanti, perché poi anche se sei abbastanza libero la palla devi passare bene o la devi tirare nel canestro. Quindi partita positiva, sopra anche meglio non bene, partita positiva per la Virtus, perché mantiene l'imbattibilità, mantiene il comando della classifica e soprattutto era tornata in campo a ridosso della partita persa in Eurolega a Belgrado. Quindi si aspettava un po' una flessione della squadra. L'unico che ha avuto una flessione vera è stato Lundberg, per il resto tutto bene. Che quelle partite contro l'ultima in classifica, Legacy e Ravenna, sono le partite più insidiose, perché devi vincere senza problemi, e invece è stata faticosa, almeno per una parte della partita, la gara della Fortitudo, che poi è uscita, come si usa dire, alla distanza. È una squadra che ha dei problemi di panchina estremamente debole, ha ritrovato per la seconda volta consecutiva un grande Fantinelli, che ha giocato veramente bene su tutte le voci del gioco, ha dato un contributo in partenza a Ratori. Insomma, qualche cosa la squadra sta facendo. Italiano si batte, non è una squadra di grande qualità, è una squadra che aspettiamo a questo trittico di partite, perché la partita di metà settimana a Ferrara non sarà per nulla facile, anche se penso che la Fortitudo la vincerà, ma soprattutto ci sarà il grande partitone interno la settimana successiva, la domenica prossima, in casa con Pistoia al Paladozza. E con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.